Andiamo oltre il territorio del Veneto orientale, andiamo a Palmanova. Siamo andati infatti a curiosare sulle strutture di quel territorio, ovvero l'Outlet Village, dove è stato presentato anche il Pop Music Contest. Abbiamo sentito lo stesso responsabile appunto del progetto, un progetto davvero ambizioso che porterà davvero il meglio del territorio proprio durante l'estate. Umberto Labozzetta, il servizio. Umberto Labozzetta, il titolare della Lab appunto Promotion, un artista direi, perché del resto quando dove passa Umberto del resto lascia davvero il segno. In questo contesto, nel Play Music Contest 2013 proprio a Palmanova, Umberto, che cosa hai portato? Grazie per la tua presenza. Intanto è la seconda volta che facciamo questa cosa. L'anno scorso abbiamo fatto questa iniziativa che era più che altro un test per vedere un po' quale fosse la reazione. L'idea di quest'anno è molto più ampio, è un percorso che è iniziato a Verona l'8 di aprile, che finirà appunto qui a Palmanova il 25 di luglio. Sono tutti giovani artisti che abbiamo selezionato in questi 4 anni, perché questa è la 4ª edizione che facciamo, nell'ambito di un particolare tipo di musica che non sia il classico pop e rock, con la quale io ci vivo tra l'altro, ma che in qualche modo la necessità era quella di dare un po' più di visibilità ad artisti giovani, talentuosi, ma che facessero un genere completamente diverso, quindi dalla bossa nova al soul, al jazz, alla jazz, eccetera. Il premio finale è un video che noi offriamo a questi ragazzi che si iscrivono gratuitamente, quindi c'è la possibilità di votarli anche tramite il sito, perché comunque uno viene recuperato, cioè tu vinci una tappa perché sono 6 semifinali, il vincitore unico fa la finale e poi uno viene recuperato dai voti delle persone che vanno sul sito. L'idea è piaciuta moltissimo al Palmanova Outlet Village e quest'anno abbiamo dedicato proprio a tutto il progetto, che si chiama quindi POV, rispetto alle passate edizioni che si chiamava Carnival Music Lab. Quest'anno si chiama POV Music Contest, così come è nato l'anno scorso, by Carnival Music Lab, perché comunque il riconoscimento all'azienda che ci ha aiutati e che continua a collaborare su questo progetto ci sta tutto. Quindi l'abbinamento era l'eccellenza italiana, il vino per esempio, il Valdobbiadene di OCG, la nostra zona è famosa nel mondo, questa zona per quanto riguarda il prodotto, ma non è solo l'unica zona che fa delle eccellenze italiane, quindi volevamo un po' portare in giro il gusto di un prodotto tipicamente in questo caso veneto.